Amici della Pallamano, benvenuti alla terza giornata di campionato. Luca Buoninsegna vi dà il benvenuto alla Palagasteiner di Bolzano. Primo derby al Totesino tra i padroni di casa dell'SSV Bozen e i cugini dello Spar Epan. Pochi chilometri di distanza e un fiume dividono le due cittadine. Un derby che si svolge per la decima volta. Fino adesso tutte vittorie dell'SSV Bozen, quindi 10 incontri, 10 vittorie per il Bolzano, ma mai come oggi il derby appare equilibrato. La Piano ha sicuramente le carte per poter battere i cugini del Bolzano. Ultimi preparativi in campo, le squadre si stanno per posizionare sul terreno di gioco, dirigeranno l'incontro gli arbitri Marcello Carino e Stefano Pellegrino della sezione di Napoli. Debutto casalingo anche per il numero 5, Vito Marino, che aveva saltato la prima stagionale per infortunio e già sabato scorso era tornato in campo e si era visto il suo apporto. Tutto è pronto, si attende solo il fischio della coppia arbitrale. Qualche problema tecnico ancora sul tabellone, devono sistemare qualcosa. Le squadre si conoscono alla perfezione, hanno già, come detto, si sono già affrontate 10 volte negli ultimi anni e in preparazione di campionato si sono anche affrontate. Durante l'amichevole precampionato è stata una netta vittoria del Bolzano, ma come ha dichiarato l'allenatore Mario Sporcic è stata una amichevole dove le due squadre avevano tante defezioni, hanno dovuto far conto di tante defezioni, ma oggi si gioca davvero. Sono tre i punti in palio. Ultimi preparativi, oramai dovrebbe essere tutto pronto, si attende solo il fischio dell'arbitro. Partiti! Bolzano che attacca da sinistra a destra dei teleschermi. Anche oggi purtroppo il palazzetto è deserto, non c'è nessuno, a causa del coronavirus nessuno ha potuto accedere al palazzetto, ma i tifosi si sono organizzati all'esterno del palazzetto, si sentono tamburi e trombe che non faranno mancare il supporto alla squadra di casa, ma tanti anche della Piano. Prima azione, primo tiro e Sonere colpisce la traversa. Aveva provato Sonere dall'angolo, ma Raffaele è stato bravo a deviare il pallone sulla traversa. Ora è la Piano a provare a costruire la manovra. La Piano che ha cambiato entrambi gli stranieri durante quest'estate. Vediamo il centrale Most, incrocio. Il lituano prova a penetrare, Giulio Venturi lo ferma con un fallo. Modestas è il nuovo terzino sinistro della Piano, un terzino molto molto possente, lituano, si dice un gran bene di lui e nelle prime giornate di campionato ha ben figurato. Dall'altra parte il terzino che vediamo adesso in possesso di palla è Simenko, incrocia col suo compagno, tiro sopra il muro e c'è la prima rete, a Piano in vantaggio. Prova a rispondere subito al Bolzano e a fare pressione con Giulio Venturi. Giulio Venturi che non è dato al meglio, ha un problema alla caviglia. Ma lo vediamo per fortuna regolarmente in campo. Cambio attacco difesa tra Ratko Starcevic con Vito Marino. Starcevic che nella prima stagionale, vista l'assenza di Marino, si era cimentato anche a pivot. Aveva dato un gran contributo soprattutto in fase difensiva. Attenzione Turković ed è il gol dell'1-1.
gran rete di Dejan Turković, ma la difesa della Piano, che ha qualche responsabilità, si è aperta completamente. È stato un gioco da ragazzi per Dejan Turković depositare la palla in rete. Moritz Pircher, che la scorsa stagione è mancato tanto alla Piano, ha avuto combattere con diversi infortuni e si è sentita la sua mancanza. Ora lo vediamo finalmente al 100%, eccolo qua il folletto. Palla recuperata dal Bolzano, prova a lanciare il contropiede, ci ripensa Venturi e Dejan Turković decide di organizzare la manovra. Cambio attacco-difesa che non ha funzionato nella Piano. E quindi Moritz Pircher prende a uomo Dejan Turković, forse il giocatore più pericoloso dei bolzanini. Giulio Venturi, Erik Tuovicic, ancora Giulio Venturi, palla dentro per Ratko Starcevic, che si vede che non è un pivot. Palla contropiede per Oberauch, rete, 2-1 a Piano. Prova subito a rispondere al Bolzano in velocità, qui Erik Udovicic forse ha perso il tempo del passaggio per il compagno sull'ala e l'azione sfuma. Prova a riorganizzare tutto Dejan Turković. Ancora stessa azione, cambio di posizione tra Udovicic e Turković. Udovicic prova lui e buca le mani di Raffl. Gran tiro di Udovicic, ma qualche responsabilità anche per il portiere della Piano, che gli ha proprio letteralmente bucato le mani. Un tiro sul primo palo dove il portiere aveva giustamente intuito, ma il tiro era potente, gli ha piegato le mani e la palla è entrata in porta. A proposito di rientri, c'è da segnalare sull'ala per la Piano Troyer Hofer, di ritorno anche lui da un grave infortunio. Lui e Moritz Pircher erano mancati tantissimo alla Piano, che l'anno scorso ha avuto una stagione molto difficile. Ha dovuto lottare fino all'ultimo prima della chiusura della pandemia con attenzione Oberauch dall'ala e tiro sopra la testa di Erna Momes. Gran gol di Oberauch. Seconda rete per lui. Greganic dall'ala e qui Raffl si riscatta dall'errore precedente. Gran parata sul nuovo acquisto. Ancora Oberauch, ancora lui! E terza rete per Oberauch. A Piano 4, Bolzano 2. Gran partenza dei ragazzi di Gagovic. Tutto Oberauch scatenato, terza rete per lui. Ancora Raffl che va a fermare il tiro di Dejan Turković. Si distende la Piano, prova ad accelerare. Branch scarica per Troyer Hofer. Non c'è spazio e decidono di pensarci su. Cambio attacco difesa tra Branch e Moritz Pircher. Ora il centrale della Piano prova a costruire l'azione, chiama lo schema. Ancora Modestas! Tiro sul palo del portiere, qui incolpevolmente in ritardo Erna Momes. Secondo gol per Modestas. Gran tiro per il lituano. Bolzano che sembra avere qualche problema in questa prima fase della partita. Udovicic, adesso lui in posizione di centrale a costruire la manovra per i biancorossi. Dejan Turković, gran gol, toglie la ragnatela dal 7.
Dicevamo poco fa, Bolzano in difficoltà, e quando il Bolzano è in difficoltà la palla finisce sempre tra le mani di Dejan Turković, che ha lui il compito di risolvere queste situazioni delicate. Era gol veramente fondamentale per non lasciare scappare via la Piano. Piano che è una squadra giovane per la Serie A, ma ha giocatori di tutti di una grande esperienza. Ecco Semenkov prova a scavalcare Turković, scusate. Differenza di fisico importante tra i due giocatori e anche differenza di chili. Ancora Semikov, scambio con Moritz Pircher. Semikov prova a saltare ancora una volta e questa volta lo salta secco e può solo depositare la palla sopra Erna Momes, che si arrabbia con la sua difesa. Dejan Turković cerca di passaggio al pivot, ma questa volta Ratko Starčević è fermato in maniera irregolare. Dicevamo di Semenkov che ha un fisico molto molto importante ed è molto difficile per i difensori, soprattutto i secondi bolzanini, che sono longilini, molto rapidi, ma come chili rendono parecchi chili al terzino russo. Ancora Turković, prova l'azione personale, scarica per Udovičić, sotto mano di Udovičić, palla che entra in porta. Nel Bolzano tutti i tiri, tutte le palle passano tra Turković e Udovičić, solo loro segnano. Una manovra abbastanza stagnante per i bolzanini, che si affidano all'individualità dei loro terzini. Ora Mario Sporcic prova a cambiare difesa. Udovičić difende 5-1 davanti, prova così a interrompere le trame tra i due terzini. Incrocio per Moritz Pircher che si infila troppo facile, e ancora Moritz Pircher, ma ancora una volta un gol troppo facile. Risponde subito il solito Dejan Turković, terza rete per lui. Bolzano che ha qualche problema in attacco, ma il grosso dei problemi arriva dalla fase difensiva. Non riescono a fermare la potenza fisica dei due terzini unita alla velocità di Moritz Pircher, bravissimo a lanciarli. Ora Semenkov prova ancora la difesa che si apre e ancora una volta era andato in rete con un passo di troppo, dice l'arbitro. Ma si riprenderà ovviamente con un tiro dai 9 metri per la formazione della Piano. Ma ancora una volta la difesa del Bolzano si era aperta con troppa facilità. Solita partenza di Moritz Pircher, che questa volta va a tagliare. Questa volta non passa. Attenzione, la palla rimane in gioco. Tutta la difesa si era fermata, la palla è rimasta in gioco, è stato velocissimo Philipp Treuerhofer a recuperare il pallone e a infilarlo in porta. Tutta la difesa colpevolmente ferma dopo il gran muro di Giulio Venturi. Tutti pensavano che la palla fosse uscita, ma la palla era in gioco. È stato velocissimo Philipp Treuerhofer a recuperare il pallone e a depositarlo in rete. Otto a 5 per la Piano. Turković, palla recuperata della Piano. Semikov, ancora lui, tutta velocità, sbaglia il passaggio al pivot. Palla molto brutta, poteva essere una grande possibilità per la Piano per allungare. Attenzione adesso al contropiede, Udovičić scara per Sonnerer. Sonnerer tocca Raffel, ma la palla entra. Aveva toccato Raffl, ma la palla è entrata ugualmente in porta. Primo gol per Martin Sonnerer.
ancora la piano, stavolta fa uscire il pivot, inserimento di Moritz Pirchiar, ancora i due terzini a giocarsela, Moritz Pirchiar completamente solo sulla linea dei 6 metri e gol. Ma ancora una volta la difesa del Bolzano che sta soffrendo gli inserimenti del centrale della piano. Mario Sporci ha già provato a correre ai ripari con 5-1, ma sembra che anche questa difesa non paghi. Dejan Turković fermato da Branch, questa volta in maniera troppo veemente, di questo avviso anche l'arbitro che va a ammonire il numero 11 della piano. Thomas Branch che è un grandissimo difensore ma ultimamente si sta anche rivelando molto forte in attacco. Attenzione, palla persa dal Bolzano, recupera Overauch, Simikov, palla per Troyer-Hofer, tutto solo Troyer-Hofer e si fa ipnotizzare da Herna Momens. Prova la piano dall'altra parte, Sonnerer va a segnare e guadagna anche un 2 minuti. Aveva provato a impedirgli la conclusione Dragan Slijepcevic che gli ha toccato il piede in fase di volo. Dragan Slijepcevic prova a spiegarsi adesso tra i due, ma il fallo è sembrato piuttosto evidente, i 2 minuti sono sembrati giusti. La piano ha avuto una grossissima possibilità con Troyer-Hofer di allungare il vantaggio e non solo non è riuscita ad allungare, ma sul ribaltamento di fronte è stato Martin Sonner che ha accorciato le distanze sul 6-9. Ora la piano in inferiorità numerica. Per la prima volta in campo anche col numero 34 Omar Santinelli, anche lui nuovo acquisto nella piano. Centrale di esperienza, già girato tutta Italia, sfondamento di Modestas, Mario Sporcic che è entrato in campo anche lui, eccolo qua l'allenatore giocatore, scarica per Sonnerer, ancora lui, tiro, Raffle, il grido di Raffle per grandissima parata, Sonnerer tutto solo, poteva portare a -1 il Bolzano ma si è fatto ipnotizzare dal portiere di Lagundo. Raffa, il portiere di grandissima esperienza, cresciuto nelle giovanili del Lagundo, poi militato tra le altre squadre, tra il Merano. Prova a costruire ancora la piano. La piano che cerca in questa fase di far trascorrere secondi. Palla che usciva, Moritz Pirchiar la recupera, Oberauch. Santinelli, braccio del passivo degli arbitri alzato, Santinelli deve andare al tiro e grandissima rete di Omar Santinelli. Ma ancora una volta la difesa del Bolzano non è stata conseguente, lasciato troppo Mario Sporcic e ancora una volta Raffel che intuisce, tocca ma non riesce a trattenere. L'allenatore e giocatore del Bolzano, Mario Sporcic, ha deciso di entrare in campo in prima persona per aggiustare sia in fase difensiva che in fase offensiva la manovra del Bolzano. Squadra di nuovo al completo, Modestas, palo. Palo pieno del terzino lituano. Ora il Bolzano, attacco fondamentale per tornare a -1 e non lasciare scappare la piano. Come detto, allenatore e giocatore Mario Sporci in questa fase di in campo per cercare di organizzare meglio la manovra per i biancorossi. L'arbitro ferma il gioco, c'è il terreno da asciugare.
Anche oggi giornata soleggiata, quindi gran caldo in palestra. Ancora il Bolzano, Udovičić, prova lui, Udovičić. Ma ancora una volta è stata un'azione individuale del Bolzano. Bolzano che fatica molto a trovare la via del gol e si affida alle prodezze individuali dei suoi terzini. Oberauch prova a sfondare, incrocio e Modestas. Ammonizione per Mario Sporcic. L'arbitro ha ammonito l'allenatore giocatore del Bolzano per una presunta simulazione in fase difensiva, aveva richiesto lo sfondamento, non di questo avviso l'arbitro che ha ammonito l'allenatore giocatore del Bolzano. Udovičić per Turković, Dejan Turković, tocca ancora Raffl, ma la palla entra in porta. Sarà la quarta o quinta palla che Raffl intuisce, ma entra lo stesso in porta, e questo particolare l'ha notato anche Miljan Gagovic che cambia il suo portiere. Raffl era decisamente in partita, era su tutti i palloni, ma troppe volte non è riuscito a trattenere il pallone. Intanto dall'altra parte gran parata di Hernán Gómez. Bolzano in attacco con la palla del pareggio. Udovičić, gran palla per Greganić, palla che calza da un'ala all'altra, e Martin Sonere trova la parità 11-11. Bolzano è riuscito a riportarsi in partita, a impattare sull'11-11 con la terza rete di Martin Sonera. Ora è Lapiano che sembra avere la manovra più contratta, prova l'uno contro uno Santinelli, palla dentro per Dragan Sliepcevic, e due minuti per Mario Sporcic. Molto bravo il pivot della Piano a prendere il pallone e a procurarsi un tiro dai 7 metri. Vediamo che per tirare il 7 metri entra Castiglio. Ritorno nelle file della Piano dopo 4 anni per Castiglio. Giocatore di una certa esperienza. Nelle ultime due stagioni non aveva giocato. Oh! Prova a sorcontare Hernán Gómez, ma Hernán Gómez lo ipotizza. Gran parata di Hernán Gómez, parata molto molto importante. Adesso il Bolzano con la palla per portarsi in vantaggio. Ancora una volta Mario Sporcic decide di togliere il portiere e giocarsi l'inferiorità numerica almeno in attacco con pari uomini. Prova a costruire la manovra lasciando trascorrere diversi secondi il Bolzano, ovviamente. Sale Martin Sonner, incrocio per Giulio Venturi. Udovičić cerca il varco e para Bortolot. Prima parata per Samuel Bortolot. Santinelli chiama lo schema. Sale Oberauch. Incrocio con Branch, Modestas, ancora una volta si fa murare da Giulio Venturi, ed è il terzo muro per Giulio Venturi, di lì non si passa. Se in attacco Giulio Venturi sta faticando, in difesa fa sentire i suoi centimetri. Ora il Bolzano che attacca senza nessuna fretta.
ancora 23 secondi in inferiorità numerica. Tutto sommato il Bolzano gli va bene, fa trascorrere i secondi. Hanno passato questi due minuti senza subire gol e addirittura adesso segnando un gol con Erik Udovičić. Quarta rete per Erik Udovičić. Appiano che non è stato in grado di sfruttare la superiorità numerica. Greganić ferma il pallone con il piede, si scusa immediatamente e viene ammonito. Branch, Modestas, incrocio con Santinelli, Santinelli prova a cercare ancora una volta Zljepčević, bravissimo Zljepčević a trovare Oberhauk dall'angolo, grandissima rete della Piano. Pareggio della Piano 12-12. Okay. Ammonizione per Dejan Turković che aveva fermato irregolarmente Dragan Zljepčević, ma ciò non gli ha permesso. Intanto Bortolot lancia il contropiede, proprio lo stesso Dragan Zljepčević, rete! Appiano di nuovo in vantaggio con Dragan Zljepčević. E dall'altra parte ancora una volta a rispondere Dejan Turković che con una virata supera il difensore, poi subisce fallo, tiro dai 7 metri. Primo tiro dai 7 metri per il Bolzano. Si incarica della battuta Erik Udovičić, miglior marcatore del match con i suoi 5 gol. E intanto è rientrato Raffl e non ha neanche il tempo di muoversi. Freddissimo Erik Udovičić, non ha dato chance al portiere della Piano che non ha neanche potuto muoversi. Palla in gol, 13-13. Tutto da rifare quindi per l'Appiano. Branch si inserisce, Santinelli e Dragan Zljepčević si fa ipnotizzare da Hernán Momes e adesso è il Bolzano con la palla del vantaggio. Due minuti per Thomas Branch. Aveva fermato l'allenatore giocatore del Bolzano Mario Sporcic con un intervento da dietro, giusti due minuti. E quindi nuova superiorità numerica per il Bolzano. Ma ancora una volta grossa ingenuità della Piano che ha avuto la palla per tornare in vantaggio con Dragan Zljepčević che si è fatto ipnotizzare da Hernán Momes e sul ribaltamento del fronte è stato bravo Mario Sporcic a prendere un due minuti, quindi adesso vantaggio numerico da parte del Bolzano. Sporcic cerca Greganić dall'ala, gol di Greganić sotto le gambe di Bortolot, primo gol per il terzino e per l'ala croata. Time out per Miljan Gjagović che vuole parlarci su. Grande inizio della Piano che erano partiti a mille e adesso è rientrato il Bolzano che ha registrato la difesa e da lì è potuto risalire.
giocatori che rientrano in campo per gli ultimi 5 minuti e mezzo del primo tempo. Risultato 14-13 per il Bolzano. Squadre che rientrano in campo con la stessa formazione. Quindi ancora panchina per il terzino russo Semenkov, che aveva fatto molto bene nei primi minuti del match. Allora Mirjan Gagovic decide di tenerlo in panchina, probabilmente lo vuole fresco nel secondo tempo. Fischio dell'arbitro, si riprende. Vediamo che schema ha disegnato Mirjan Gagovic. Dragan Slefcevic partito dall'ala va a tagliare, Omar Santinelli incrocio con Oberauch. Palla che sfugge dalle mani di Modestas, molto bravo Moritz Pichler a recuperarla. Ancora Santinelli, questa volta tiro troppo debole per impensierire il portiere. Gran lancio di Mario Spocci, tiro dietro la schiena! Greganic, gran gol di Greganic. Parata di Erna Momes, Mario Sporcis recupera la palla, lancia in contropiede il connazionale che si trova davanti a Bortolotte, lo beffa tirando dietro la schiena, grandissima rete per Greganic, secondo gol per lui. Modestas prova a incrociare, fermato in maniera irregolare da Ratko Starcevic. Ancora 30 secondi di inferiorità numerica per Lapiano. Modestas prova ancora lui l'azione individuale. Secondi preziosi che se ne vanno. Ancora 15 secondi e poi Lapiano sarà di nuovo al completo. Santinelli, ancora Modestas. Prova a cercare ancora Slijepčević, molto bravo a recuperare la palla. Ha preso vantaggio sull'amico rivale Ratko Starcevic, che ha solo potuto atterrarlo, quindi nuovo tiro dai 7 metri. Il primo l'aveva sbagliato Castiglio. Questa volta Mirjan Gagovic decide di affidare la responsabilità al suo terzino russo. Semenkov, quindi prova lui a superare Erna Momes. Semenkov pronto dai 7 metri. Fischio dell'arbitro, finta, e ancora una volta Erna Momes a ipnotizzare il terzino della Piano. In questa fase la Piano fatica a trovare il gol, erano partiti a mille segnando con estrema facilità e adesso si è come un blocco per la Piano. Sicuramente ciò è dovuto alla difesa del Bolzano, che è salita, ma è salito anche di livello Erna Momes con 2 rigori e 2 contropiedi presi. Udovičić per Marino, grandissimo schema. Molto bravo Marino a inserirsi, prendere la palla. La difesa della Piano ha potuto solo commettere fallo. E quindi nuovo tiro dai 7 metri per il Bolzano, Erik Udovičić. Questa volta contro Bortolot, Erik Udovičić, e Bortolot chiude le gambe, portiere in questa fase sugli scudi, e grido di Bortolot che arriva fino in tribuna. Risultato che non si sblocca dal 15-13 per il Bolzano. Oberauch prova a incrociare con Semenkov. Semenkov scarico per Branch. Moritz Pircher, ancora Semenkov per Branch. Branch scarica per Oberauch, non c'è spazio, Oberauch fermato. Come detto, la Piano sta facendo molta molta fatica in questa fase a trovare la via del gol, ma sicuramente è salita di livello la difesa del Bolzano. Troyerhofer, scarico per Moritz Pircher. Semenkov, Branch, e ancora una volta blocco della difesa del Bolzano. Turković,
Scarico per Muchpircha e tiro per Muchpircha sul primo palo. Beffa Bortolot. Prima rete per il veterano Muchpircha. Anche lui è ritornato quest'anno per dare manforte sull'ala destra a Sonera. Adesso chiamato in causa da Mario Sporci, si è fatto trovare subito pronto. Semikov non va. Bolzano che ha la possibilità di allungare con Ratko Starcevic. Rete. E oltre al gol anche 2 minuti per Lapiano. Lapiano che ha perso l'orientamento in questa fase di gioco, si è disunito completamente e adesso si trova con 1 minuto da giocare nel primo tempo sotto di 3 reti e sotto di un uomo. Prova a ricaricare i suoi Miljan Gagovic, prova a spronarli, ma c'è proprio un blocco per i giocatori della Piano. Erano partiti veramente bene e ora si ritrovano sotto 17-13. Semico prova l'azione personale, ma di lì non si passa. Ora si sono ribaltate la situazione, adesso è Lapiano che prova solo costruzioni individuali e questa volta è bravo Modestas, ma ancora una volta azione frutto di una prodezza individuale, non di una manovra costruita. Ultimi 10 secondi per chiudere il primo tempo. Bolzano prova a arrivare fino all'ultimo secondo, prendersi l'ultimo tiro. Turković incrocia per Mario Sporci, scarica per Greganić, la Lala e rete sulla sirena. Greganić segna la 18ª rete per il Bolzano. Bolzano 18 a Piano 14 e si chiude così un primo tempo molto divertente, tantissime reti. A Piano che era partito decisamente meglio, Bolzano soprattutto nella prima fase che ha faticato molto sia in attacco che in difesa, ma ora la situazione si è capovolta. A Piano che ha perso il filo del gioco e ora squadre negli spogliatoi. Tutto pronto per il secondo tempo, squadre che sono rientrate dagli spogliatoi. Stavolta darà il via al secondo tempo Lapiano. Vediamo se Miljan Gagovic negli spogliatoi ha trovato le parole giuste per spronare i suoi, che erano partiti molto molto bene. Poi col passare dei minuti è cresciuto il Bolzano e Lapiano è andato a spegnersi la sua energia. Ma ancora tutto... è ancora tutto in ballo, 4 gol si recuperano in pochi minuti, soprattutto in un derby. Dicevamo prima, primo derby altoatesino di ben 12 derby altoatesini, con Merano e Bressanone è sicuramente la provincia più rappresentata del campionato italiano. E intanto siamo partiti. Modestas, Saleslijevčević, ancora Modestas, Santinelli, Semikov, Santinelli. Santinelli che non aveva visto che si era inciampato Erik Udovičić, ha perso il tempo del passaggio e così è sfumata una chance. Ora Dragan Slevčević prova a girarsi, fermato da Giulio Venturi. Arbitro che alza la mano del passivo, Modestas, non va, palla che sorvola la traversa. Lapiano che ha ripreso da dove aveva lasciato con un attacco molto stagnante e Bolzano che invece ha definitivamente sbloccato e ancora una volta Erik Udovičić a segnare. 7ª rete per
il giocatore ex Trieste. Quest'anno sta trovando molti molti più minuti in campo e lo sta dimostrando, sta ripagando la fiducia dell'allenatore con prestazioni sempre più convincenti e oggi 7 gol per lui. Intanto è entrato Castillo. Semikov prova a sfondare per vie centrali, ma la difesa del Bolzano è salita di livello e dal centro non si passa più. Tanta curiosità nel vedere Castillo, solo una breve apparizione nel primo tempo per tirare un tiro dai 7 metri. Thomas Branch, grandissimo gol per il terzino ex Merano. Udovicic scarica per Venturi. Turković prova a girarsi, fermato da Dragan Zliecevic. Udovicic prova la finta al tiro a sorpresa. Intanto è ritornato tra i pali anche Christian Raffl, che nel primo tempo ha toccato diversi palloni, solo toccato perché poi sono finiti comunque in porta, e questa volta lo tocca e lo ferma il pallone. Thomas Pranch prova a involarsi, scarica per Oberauch. Semikov rallenta l'azione, dice di pensarci su. Ora Castillo, sicuramente non gli manca l'esperienza. Castillo prova a organizzare la manovra d'attacco. Semikov, ancora Castillo. Branch salta secco, Udovicic che si scusa coi compagni e col portiere, ma si è fatto saltare in maniera troppo troppo facile da Thomas Branch. Secondo gol per lui. E dall'altra parte Vito Marino, che si prende lo spazio, difende la palla, segna la rete, subisce il fallo, quindi gol per Vito Marino e 2 minuti per Castillo. Ancora un'inferiorità numerica per Lapiano. Castillo non si dà pace, prova ancora a spiegarsi con l'arbitro, dice l'ho lasciato tirare. L'arbitro non è dello stesso avviso, 2 minuti per lui. Miljan Gagovic sceglie ancora una volta di togliere il portiere e giocarsi l'attacco 6 contro 6. Fa trascorrere più secondi possibili Lapiano. Ora prova ad attaccare col secondo pivot. Moritz Pircher cerca uno spazio, scarica per Semikov. Moritz Pircher, Troyerhofer dall'angolo. Grandissimo gol di Troyerhofer sopra la testa di Hernan Momes. Veramente un gran gol per Troyerhofer. Piccolo angolo aveva, è saltato bene e ha beffato il portiere brasiliano. Palla che ha baciato la traversa e si è insaccata. Giulio Venturi. Rimane a terra Giulio Venturi, che aveva saltato Troyerhofer, ma poi gli è mancata la spinta nelle gambe per fare l'ultimo step decisivo per andare a tirare e si è lasciato cadere. Quindi si riprenderà con un tiro dai 9 metri. Terreno di gioco che è da asciugare. Anche oggi gran caldo al Palagasteiner. Terreno asciugato, i giocatori non sono convinti. Ma tant'è, si riprende. Ancora 50 secondi di inferiorità numerica per Lapiano.
Bolzano che prova a incrementare il suo vantaggio con Dejan Turković. Ancora una volta Raffl che si arrabbia, tocca ma nulla può, la palla entra. Disperato Christian Raffl, aveva toccato anche questo pallone. ...21-17... si riparte con Lapiano che cerca di costruire, ancora 10 secondi di inferiorità numerica. Thomas Branch, tiro, Erna Momes para, ma la palla che rimane in possesso per i giocatori in maglia gialla. Palla era uscita lateralmente. Squadra di nuovo al completo. Moritz Pircher va a incrociare per Troyerhofer, Branch, Semikov. Ancora Moritz Pircher, tutto chiuso di là, Semikov. Erna Momes, troppo facile questa parata per lui. Ora il Bolzano che si distende. Udovicic, Turković, scarico per Greganic. Oh! Grandissimo gol di Greganic. Quarto gol per lui e questa è veramente una gran rete. Branch, gol per Lapiano, Thomas Branch, sembra l'unico a crederci ancora. Tutte sue le reti nel secondo tempo per Lapiano. Thomas Branch, specialista difensivo, ma in attacco sa il fatto suo, gran bel braccio. E ancora 4 gol di vantaggio per il Bolzano. Marino, incrocio con Venturi. Dejan Turković, ancora Venturi. Udovicic! E ancora una volta Raffl tocca ma non trattiene. Ottava rete per Erik Udovicic. Protagonista indiscusso della partita. Manovra elaborata della Piano che prova a scaricare per Castiglio, salta il primo difensore, non il secondo. E tiro dai 7 metri indica l'arbitro, difesa in area di Ratko Starcevic. Castiglio aveva saltato Dejan Turković, non aveva saltato Starcevic che però ha difeso con entrambi i piedi dentro il semicerchio, quindi rigore per Lapiano. Lapiano che ha sbagliato i primi 2 rigori concessi, ora sarà Oberauch a provarci. Oberauch contro Erna Momes, prova il tiro e rete. Molto freddo il giovane, la giovane ala della Lapiano. E quinto gol per lui, miglior marcatore dei suoi. Stessa azione per il Bolzano che fa uscire il pivot, va a incrociare, prova a scaricare per il pivot, Marino non è pronto, palla che si perde, prova a rilanciare Castiglio, Castiglio si invola, Semikov scarica per Branch, tutto chiuso. Branch ferma l'azione, decidono di ripensarci su. Attacco fondamentale per Lapiano se vuole rimanere aggrappato alla partita. Ha la chance di accorciare a meno 3. Branch ancora Castiglio, prova il suo 1 contro 1 e passi indica l'arbitro. Castiglio non è dello stesso avviso. Continua a protestare Castiglio, ma il Bolzano è già dall'altra parte. Palla per Greganic. Greganic salta dall'angolo morto. Greganic! Gran gol per Marin Greganic. Quinto gol per lui.
L'avevamo visto alla prima di campionato qui al Pala Gasteiner, molto molto timido, probabilmente ha pagato l'emozione del debutto. Oggi non si fa scappare un tiro, grande personalità, è stato saltare dall'angolo morto e ha beffato il portiere sul primo palo. Castiglio prova ancora a cercare strada per Zlievčević, tiro di Zlievčević, palla che sbatte contro la traversa. E ancora una volta la Piano con una grandissima chance di accorciare se la fa sfuggire. Ed è il terzo errore grave per Dragan Zlievčević. Chiama lo schema il centrale Bolzanino. Intanto dalle finestre della Pala Gasteiner si sentono difesa in aria, dice l'arbitro, proteste per la Piano, ma l'arbitro è irremovibile. Tiro dai 7 metri per il Bolzano. Continuano a protestare i giocatori della Piano, ma l'arbitro dice eravate dentro l'aria. Francamente ci sembra un rigore molto molto generoso, ma tant'è. Dejan Turković contro Raffl. Turković, gol. Stavamo dicendo, probabilmente riuscite a sentire il suono delle sirene, dei tamburi, dei tifosi del Bolzano che si sono accampati fuori dal palazzetto e fanno sentire il loro apporto tramite le finestre del Pala Gasteiner. Semikov, Castiglio, scarico per Troyer Hofer, gran gol di Filip Troyer Hofer. Bolzano prova a rallentare il gioco, Giulio Venturi, tanti palleggi, gioco che si ferma e palla che poi si perde. L'arbitro che aveva dato la rimessa, poi proteste di Miljan Gagovic. Miljan Gagovic ha protestato veemente, ha detto non ci ha lasciato la palla subito per poter ripartire, e l'arbitro con un po' di ritardo va a dare 2 minuti a Greganic, colpevole di non aver lasciato subito la palla. L'arbitro è sembrato non accorgersi del gesto, è stato proprio Miljan Gagovic a far notare all'arbitro che il pallone non è stato subito lasciato, e l'arbitro con qualche secondo di ritardo è andato a punire il giocatore Bolzanino. Ora attacco fondamentale per la Piano che ha la chance di accorciare, e Semikov spreca tutto. Semikov, i giocatori, incredibile, Soner Grete, incredibile, i giocatori della Piano erano convinti che la palla fosse uscita, sono rimasti tutti fermi e Soner era potuto andare in contropiede, protesta adesso dei giocatori della Piano, ma l'ingenuità di Semikov che aveva lasciato la palla nelle mani di Udovičić che era rimasto in campo e ha potuto lanciare Martin Soner per il più 6 Bolzano. Branch, ancora lui, e ora è il solo Branch a tenere a galla la Piano, ma ancora una volta grandissima ingenuità della Piano che in questa partita sta pagando a caro prezzo tante ingenuità. Ora manovra di nuovo un po' stagnante del Bolzano. 2 minuti per Dragan Zlievčević. Sinceramente non ho capito, ci deve essere stato qualche screzio con il pivot Bolzanino e a farne le spese è stato il difensore della Piano. Ancora proteste per Dragan Zlievčević che sta chiedendo spiegazioni all'arbitro, l'arbitro non gli risponde, tant'è, 2 minuti per Dragan Zlievčević.
che si era allacciato con Vito Marino. L'arbitro ha punito solo il difensore della Piano. Giulio Venturi, Udovicic, questa volta Raffel con un tuffo plastico riesce a neutralizzare il tiro del terzino bolzanino. Ancora una volta Castiglio prova per vie centrali, scarica per Semikov, tocca solo Erna Momev. No, la palla che si insacca, Semikov. Ora Bolzano al completo, può sfruttare la superiorità numerica, mentre la Piano ancora un minuto di inferiorità numerica. Giulio Venturi si ritrova quasi sorpreso, tutto solo davanti a Raffel, e si fa ipnotizzare da Raffel. Ma ancora una volta è mancato lo sprint a Giulio Venturi, che si è trovato tutto solo. Semikov dall'altra parte, e questa volta il rigore è netto. Ratko Starcevic era sui 5 metri, direi, quindi rigore sacrosanto per la Piano, che ha la chance di portarsi a meno 3. Ancora una volta il giovane Oberauch si incarica della battuta. Oberauch contro Erna Momes. Erna Momes, palla che ritorna a Oberauch, e questa volta non si fa ipnotizzare. Fortunato il numero 6 della Piano, che aveva sbagliato il rigore, palla che gli è tornata tra le mani, e sul secondo tiro non si è fatto ipnotizzare. Nel frattempo anche la Piano è di nuovo al completo, 6 contro 6 e 3 gol di vantaggio per i biancorossi quando siamo a metà del secondo tempo. Di nuovo Mario Sporcic in campo, allenatore e giocatore prova a dare il suo manforte all'attacco bolzanino al posto di uno spento Giulio Venturi. Dejan Turković, ancora lui, e quando non si sa cosa fare tira Dejan Turković e molto spesso segna. Ma siamo già dall'altra parte, Castiglio, rete, intervento da dietro di Mario Sporcic che si prende i 2 minuti. È stato velocissimo Castiglio, è ritornato indietro di qualche anno, questo è il vecchio Castiglio che conoscevamo tutti quanti, tanta velocità per lui. Mario Sporcic in ritardo, l'ha toccato da dietro, e gol per Castiglio e 2 minuti per Sporcic. C'è da sistemare il cronometro, arbitri al tavolo. C'è da aggiornare il cronometro, il risultato comunque che viene confermato, il gol di Castiglio era regolare. Ancora qualche problema al tavolo, ne approfitta Miljan Gagovic per dare qualche disposizione ai suoi. A Piano che con le unghie e con i denti è riuscito a rientrare in partita. Finalmente è tutto chiarito, il gioco può riprendere, si attende solo il fischio dell'arbitro. Tutto pronto, si può riprendere. 27-24 e Bolzano con l'uomo in meno. Prova la marcatura uomo, Miljan Gagovic ha approfittato per questi minuti col gioco fermo per riorganizzare la sua difesa, porta sguarnita, Troyerhofer riesce a entrare, Erna Momes, Troyerhofer, rete! A Piano a meno 2. Filip Troyerhofer ha accorciato le distanze. A Piano di nuovo in partita. Continua la marcatura uomo su Dejan Turković.
Ratko Starcevic cerca un compagno libero, prova a scaricare per Udovičić. Udovičić buca la porta con un gran tiro. Siamo già dall'altra parte. Sljepčević questa volta non si fa ipnotizzare da Erna Momec, ma ancora una volta la difesa del Bolzano che si fa sorprendere su una ripartenza troppo libero il pivot della Piano. Ancora difesa aggressiva per la Piano che prova a mettere in difficoltà i Bolzanini. E rigore per il Bolzano. Ratko Starcevic è stato molto bravo a trovare Vito Marino che ha provato il tiro ma è stato spinto. Dal 7 metri si ripresenta lo specialista Dejan Turković. L'arbitro ferma il gioco, indica qualcosa sulla scarpa di Dejan Turković, è costretto a uscire, probabilmente perde sangue. Vediamo l'arbitro che accompagna Dejan Turković, era già pronto a tirare il rigore, ma l'arbitro l'ha fatto accomodare in panchina, perde sangue dal ginocchio, dovrà essere medicato dallo staff medico. Tiro dai 7 metri che quindi verrà battuto da Martin Sonnerer. Martin Sonnerer contro Christian Raffl. Finta e Raffl! Gran parata di Raffl. Quindi Bolzano con la palla in mano per arrivare a meno uno. Sljepčević segna la rete del meno uno. Ma ancora una volta il Bolzano lascia troppo libero il pivot in maglia numero 8. Squadra di nuovo al completo. Rimane più aggressiva la difesa del Bolzano, della Piano, scusate. Mario Sporcic, un palleggio per lui, prova a scaricare per Greganić, palla che sorvola Greganić. E Raffl rimette la palla in gioco, Castiglio, Branch prova a scaricare per Semikov salta Marino, Semikov sui 6 metri e pareggio di Semikov. Il terzino russo ha riportato in parità la Piano, quindi a 10 minuti dal termine tutto da rifare per il Bolzano. Mario Sporcic ha deciso che ha visto abbastanza e vuole parlare ai suoi. Bolzano che si era portato anche sul più 5 e adesso la Piano è riportato in partita, quindi tutto da rifare. Ultimi 10 minuti tutti da vivere qui alla Pala Gastajna. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Ultimi 10 minuti tutti da vivere nel primo derby al Totasino della stagione. Bolzano 28, Appiano 28. In 10 minuti si gioca i due punti in palio. Mario Sporcic decide di rimanere in campo. Sljepčević con tanta irruenza. Cartellino rosso per Dragan Sljepčević che aveva toccato al viso Dejan Turković. Dragan Sljepčević dice si è abbassato lui. Effettivamente la punizione ci sembra molto molto severa. Sicuramente il colpo in faccia c'è stato, i 2 minuti potevano bastare. Non ho visto cattiveria da parte di Dragan Sljepčević, che ha colpito sì Dejan Turković al volto, ma
non sembrava ci fosse cattiveria. E questo può essere una grave perdita per Lapiano. Perdono un grande difensore in questo secondo tempo, dopo gli errori del primo tempo Dragan Slevcevic aveva trovato anche le misure in attacco, segnando tre reti molto molto importanti. Ora è il Bolzano con un pallone che pesa parecchio per riportarsi in vantaggio. Mario Sporcic prova ad andare da Greganic, palla leggermente troppo alta al passaggio, tutto da ricostruire. Stavolta è Dejan Turković, ancora Mario Sporcic, questa volta si mette in proprio e va a credere para Raffl, ma sulla ribattuta Vito Marino, ha recuperato grandi proteste, ammonizione per la panchina della Piano, che lamentano un fallo di Marino che aveva, si era liberato del suo difensore con una spinta, dicono, ma l'arbitro convalida la rete. Effettivamente un giocatore della Piano era finito a terra, adesso ci è sfuggito se avesse accentuato la caduta o era stato veramente spinto da Marino. Ma tant'è, Bolzano in vantaggio. In vantaggio di un gol e in vantaggio di un uomo. La Piano adesso prova a costruirsi il pareggio in inferiorità numerica. Miljan Gagovic decide di togliere il portiere. Ancora problemi al tavolo, c'è qualcosa da sistemare. L'arbitro a parlare con i commissari di gara. Marino che ha scelto il momento migliore di sbloccarsi con un gol veramente importante. Appiano che ha combattuto per riportarsi in parità, c'era riuscito. E adesso si ritrova sotto di un gol. E Miljan Gagovic, secondo me, fa la cosa giusta, chiama un time out anche per calmare gli animi che sembrano molto molto agitati. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Bolzano 29, Appiano 28. Vediamo che schema ha disegnato Miljan Gagovic. La porta dell'Appiano è vuota. Quindi l'Appiano prova a giocarsi l'inferiorità numerica togliendo il portiere. Castiglio va a incrociare per Troyerhofer. Branch, Semikov. Semikov, gran parata di Hernán Momes. Aveva trovato il varco il terzino russo, ma ha concluso forse con troppa superficialità. Miljan Gagovic ci sta dicendo questo, tira con tutto il tuo braccio. Ha tirato un tiro sicuramente non potente. È stato bravo anche il portiere brasiliano a neutralizzarlo. Ora il Bolzano, ancora 30 secondi di superiorità numerica, vanno da Sonnerer. Sonnerer, una garanzia quando conta, Martin Sonnerer. Appiano che sta pagando a caro prezzo il cartellino rosso a Dragan Slevcevic, 2-0 di parziale per il Bolzano. Castiglio ancora in croce per Troyerhofer, Thomas Branch, Semikov, Castiglio prova a cercare un varco, bloccato da Mario Sporcic. Aveva cercato di sorprendere la difesa del Bolzano, ma è stato bravo Mario Sporcic a murare
l'esperto terzino della Piano. Semikov uno contro uno, Castiglio si inserisce tra primo e secondo, Erna Momez chiude le gambe, di lì non si passa. Bolzano che si distende in seconda fase, Dejan Turković, carico per Udovičić, rete! Erik Udovičić con la sua decima segnatura, decimo gol per Erik Udovičić e di nuovo più tre del Bolzano. Ora la Piano si trova veramente con le spalle al muro, deve esserci, deve avvenire in questo attacco una reazione, hanno estremamente bisogno di un gol per rimanere in partita. Semikov per Modestas, Castiglio prova a mettere in campo tutti i giocatori più esperti e tiro dai 7 metri e 2 minuti questa volta per il Bolzano. Castiglio ha inventato una magia cercando con un passaggio dietro la testa, cercando il suo pivot che è entrato Widenhofer. Molto bravo il numero 13 Widenhofer a farsi trovare pronto appena subentrato allo squalificato Sliepčević. Ora è Semenkov che prova nuovamente lui dalla linea dei 7 metri. Nel primo tempo aveva sbagliato già un tiro, ora Miljan Gagovic si affida all'esperienza del suo terzino russo. Semikov e questa volta va per di giustezza, non sceglie la potenza e beffa il portiere sotto il piede d'appoggio. La Piano che ora ha bisogno di una difesa e di un gol veloce per portarsi di nuovo a meno uno, ma questa volta è la Piano a giocare con l'uomo in più. Bolzano con la porta sguarnita, Mario Sporcic prova a cercare lo spazio, Mario Sporcic prova a superare Castiglio, molto furbo Mario Sporcic, non ha cercato assolutamente il tiro, ha cercato il fallo per far trascorrere qualche secondo. L'arbitro se ne è accorto e alza la mano del passivo. Udovičić prova, prende un nuovo 7 metri. Palla che quando conta va sempre da Dejan Turković, stavolta murato da Thomas Pranč. È lo stesso Thomas Pranč che prova a spingere la manovra della Piano. Castiglio trova centralmente Castiglio! Aveva superato il difensore, ma la palla è stata presa da dietro. Protestano i difensori del Bolzano, ma l'arbitro è irremovibile. Tiro dai 7 metri. Ma ancora una volta la difesa del Bolzano è sembrata troppo leggera sull'inserimento di Castiglio. Semikov ancora contro Erna Momes. Semikov. Tiro e para Erna Momes. Sconsolato Semikov. E questo può essere un errore decisivo per il terzino della Piano. Questo sarebbe stato il gol del meno uno. Ora squadra di nuovo al completo. Bolzano palla in mano e due gol di vantaggio quando mancano 5 minuti alla fine della partita. Gioca anche con il cronometro la squadra biancorossa. Mario Sporcic va a cercare Udovičić. Udovičić prova ancora lui, Erik Udovičić, l'uomo del match, undicesimo gol per lui. Semikov prova a farsi perdonare dall'errore di prima e ancora una volta il Bolzano, che è in difesa troppo facile, concede il tiro ai gialloblu. Ancora non è niente di deciso, 4 minuti e mezzo, 2 gol di vantaggio per il Bolzano. Ancora una volta il Bolzano che attacca senza fretta, prova a mettere pressione Miljan Gagovic alzando la difesa, marcatura uomo per Erik Udovičić e Dejan Turković. Mario Sporcic prova a cercare il suo pivot e beffa il portiere della Piano. Prova la Piano, Castiglio, Modestas, Castiglio, non riescono a farlo mettere fallo, ecco, ora arriva il fallo. La
Piano che ha bisogno disperato di un gol veloce per restare in partita. Chiama lo schema Castiglio. Vogliono probabilmente portare Modesta al tiro, un tiro veloce ha bisogno. Castiglio! Prova lui la magia, se veniva sarebbe stato il gol dell'anno, ma non ha sorpreso Hernán Gómez, che mette il suo sigillo sulla partita e va a esultare davanti alla panchina. Bolzano che ha messo una grossa pietra su questa partita. Ora provano a costruire l'attacco per chiudere. Mario Sporcic va da Erik Udovic, che oggi è lui il giocatore immarcabile. Decidono di giocare ancora col cronometro, far trascorrere i secondi. Tre minuti alla fine, tre gol di vantaggio per il Bolzano. Prova il passaggio Mario Sporcic, passaggio scellerato. Luis Castillo sbaglia l'azione, sbaglia il passaggio, sbaglia Thomas Branch quando c'era dall'altra parte Troyer Hofer tutto libero. Castillo scarica per Modestas, anticipato da Sonnerer. Greganic può chiudere la partita. Greganic, Marin Greganic chiude la partita. Time out per Miljan Gagovic, che forse non ha perso ancora le speranze, ma quando mancano poco più di due minuti alla fine, quattro gol di vantaggio del Bolzano sembrano aver messo fine a questo primo derby altoatesino. Due minuti e mezzo alla fine della partita, Bolzano 34 a Piano 30, strada che sembra indirizzata, partita che sembra indirizzata per la via di Bolzano. A Piano che ha bisogno disperato di un gol veloce per provare a ribaltare il risultato. Modesta, Semikov prova a tirare, cerca il pivot, palla che si spegne, e qui anche lo sguardo di Semikov fa capire che anche la Piano alza bandiera bianca. Primo derby altoatesino che va al Bolzano, quindi undicesimo successo su 11 partite tra Bolzano e Appiano. Ultimi due minuti di gioco, che oramai non hanno più nulla da chiedere. Decisiva ai fini del risultato è stata l'espulsione sul 29 pari di Dragan Slijepcevic. Appiano che si è disunito e Bolzano che è riuscito a scappare via. Ora Bolzano che spreca un pallone, un minuto e mezzo dalla fine, ma quattro gol sembrano francamente un po' troppi da poter rimontare. Modestas, c'è un fallo del Bolzano. Campo che è da asciugare, ovviamente i giocatori a fine partita con questo caldo sono sudati, la caduta del giocatore lituano ha bagnato il campo. Appiano che ha giocato una buona partita, ha pagato a caro prezzo il blackout di fine primo tempo. Moritz Pircher si inserisce, va a segnare il gol del meno 3. Ma ormai manca solo un minuto alla fine. Bolzano che cercherà di far trascorrere i secondi. Difensore dell'Appiano che tocca il pallone con i piedi. L'arbitro non può fare altro che dargli due minuti a Thomas Branch. Cartellino rosso a Thomas Branch. Probabilmente Thomas Branch avrà detto qualcosa all'arbitro. Non ci è sembrato
di vedere niente, probabilmente qualche parola di troppa di Thomas Branch, che va a prendersi un cartellino rosso anche lui, quindi va a accomodarsi in tribuna insieme a Dragan Slijepcević. Ora sfondamento da parte dell'attacco del Bolzano, Lapiano che prova ancora a cercare il gol del meno 2, ma ora più che altro c'è da mantenere calmi gli animi. Oberauch prova il tiro, l'arbitro ha fischiato prima, si riprenderà con un 9 metri 30 secondi alla fine. Moritz Pircher, Modesta, salta il difensore, va a tirare, rete. Lapiano che accorcia ancora, ma quando mancano 10 secondi alla fine oramai i giochi sono fatti. Dejan Turković tiene il pallone, Udovičić, Starčević, oramai si attende solo il suono della sirena. Ed eccola qua, primo derby altoatesino che finisce tra le mani del Bolzano. Giocatori biancorossi che pur senza strafare riescono a portare a casa i due punti. Lapiano che ha tanto tanto da recriminare, soprattutto per la fase finale del primo tempo dove si sono completamente disuniti. Tanti errori dai 6 metri e in contropiede per la squadra giallorossa alla fine della partita hanno pesato, così come hanno pesato i 3 errori dai 7 metri. Lapiano che ha avuto una grande chance di vincere oggi in casa del Bolzano, ma Bolzano che si è dimostrato squadra più fredda, più esperta e ha potuto portare a casa i 2 punti. Quindi ricapitolando, Bolzano batte Lapiano 34-32 e dal Palagasteiner di Bolzano è tutto. Con un saluto e un ringraziamento da Luca Boninsegna.